Oggi parliamo della 14ª mensilità dei pensionati relativa al 2020. Viene erogata a luglio con la rata della pensione in aggiunta e viene erogata a tutti i pensionati che abbiano un'età di almeno 64 anni, a condizione che non abbiano superato determinati limiti di reddito complessivo. Siamo con Jeanette Magnani dell'Ufficio Previdenza dell'Ospice GL di Reggio Emilia. Jeanette, chi ha diritto alla 14ª mensilità? La 14ª mensilità che verrà erogata a luglio dall'INPS spetta con alcuni requisiti. Il primo requisito più importante è il pensionato deve avere almeno 64 anni compiuti. Deve avere una pensione contributiva, e per pensione contributiva intendiamo una pensione maturata per effetto di contributi versati, sia come lavoratore privato, pubblico o anche lavoratore autonomo, artigiano, commerciante. E come ultimo requisito, ma anche questo indispensabile, non deve superare un tetto fissato dalla legge, un tetto di reddito personale, fissato oggi circa, possiamo dire, intorno ai 13.890 euro annui. Il reddito è rigorosamente personale, quindi anche per le persone coniugate non si va mai a calcolare il reddito del coniuge. A quanto ammonta la 14ª mensilità? La 14ª mensilità non ha una cifra fissa, va da un minimo di 336 euro a un massimo di 655. Aumenta con l'aumentare dei contributi versati e diminuisce con l'aumentare del reddito personale, quindi ci sono diverse variabili, caso per caso bisogna valutare qual è l'importo spettante. E cosa deve fare il pensionato per percepire la 14ª mensilità? Teoricamente nulla, nel senso che è una delle pochissime prestazioni che l'INPS eroga senza domanda. Diciamo teoricamente perché nella stragrande maggioranza dei casi viene erogata, ma ci sono ancora tutt'oggi, a tanti anni di distanza dall'entrata in vigore, dei pensionati che pur avendo diritto non percepiscono la 14ª. In questi casi bisogna fare una precisa domanda all'INPS specificando quali sono le condizioni per cui si ha il diritto alla 14ª. Per valutare se c'è il diritto e anche se l'importo in pagamento è corretto, noi come SPI invitiamo tutti i pensionati che hanno compiuto i 64 anni a rivolgersi ai nostri uffici di Lega, sia del Comune di Reggio Emilia che dei comuni della provincia, per poter verificare l'eventuale diritto e anche la correttezza della misura ed eventualmente fare anche le domande per coloro i quali non l'avessero percepita pur avendone il diritto. In questo periodo chiaramente consigliamo tutti di verificare gli orari di apertura che sono stati purtroppo modificati per osservare le norme di sicurezza di questo periodo difficile. Quali redditi rientrano nel computo per la valutazione di questo diritto? I redditi, possiamo dire tutti i redditi, quindi i redditi che vediamo nella denuncia dei redditi, i redditi esenti che non dichiariamo nella denuncia dei redditi e anche i redditi soggetti a titolo di imposta. Praticamente tutti, sempre solo personali, ad eccezione di alcuni redditi che il legislatore ha proprio previsto nella norma stessa. Per fare un esempio, non entra nel reddito l'assegno di accompagnamento, la casa di abitazione, gli assegni familiari e pochi altri redditi. Tutto il resto entra nel calcolo del limite tetto annuo da non superare.